Io ho smesso di fare attività già da molti anni, però per 10 anni ho lavorato al liceo indirizzo sportivo a Bolzano, per cui ho comunque un'immagine molto fresca di quella che è la realtà dell'atleta di alto livello, che crescendo si accorge che a un certo punto le due realtà sono incompatibili e purtroppo lo scopri solo vivendo. E quindi anche il mio lavoro in quei 10 anni è stato quello di cercare di educare allo sport, di far capire che lo sport è uno strumento, un veicolo meraviglioso di valori, eccetera, però bisogna saperlo vivere con giusta consapevolezza e con gli strumenti adatti per difendersi. Per cui la formazione secondo me è fondamentale. E cercare di aiutare organizzativamente lo studente atleta a portare avanti le due carriere è il modo migliore per cercare di vivere con serenità l'attività, e questo infatti è il motivo per cui secondo me esistono tanti problemi all'interno del mondo sportivo, il doping prima di tutto, perché quando un atleta si trova terra bruciata intorno perché sta vivendo di quello nell'instabilità totale, sapendo che come atleta è comunque un dilettante, non ha nessuna garanzia, non sta neppure facendo niente per il suo futuro, ovviamente nasce l'angoscia e deve assolutamente cercare di ottenere qualcosa che gli dia una sicurezza e aggrapparsi a un appiglio che gli dia un punto fermo. E quindi per quello io, senza denigrare i gruppi sportivi militari che sono la spina dorsale dello sport italiano, vorrei che questi 400 milioni di euro che noi italiani paghiamo e che vanno a finire al CONI fossero distribuiti in maniera diversa, perché adesso Rosa è ancora in attività, però io proprio ieri parlavo con una ragazza ciclista che non è più in attività e che è nell'esercito, che è laureata tra l'altro in scienze motorie e che piangeva dicendomi che cioè, deve andare con la mimetica tutti i giorni in caserma a disinnescare le bombe. Mi viene da ridere, scusate, però è veramente triste, perché non si capisce perché un atleta, per fare l'atleta, debba anche essere militare. Tra l'altro, dando vita a un'evidenza di discriminazione pazzesca, perché se i gruppi sportivi militari esistono è perché lo Stato riconosce che per fare l'atleta devi essere garantito con quelle tutele che solo un lavoratore, per quanto precario, normalmente ha. Tutti quelli che non sono nei gruppi sportivi militari sono dei disadattati. Allora, con grande rammarico, perché io adoro lo sport, sono una malata di sport, ho dedicato la mia vita allo sport e potrei dirvi tantissime cose belle riguardo allo sport agonistico, però purtroppo io, se qualcuno me lo chiede, non lo consiglio, perché vuol dire fare una vita di precarietà assoluta di fronte a un'incertezza che è alle volte devastante e non sempre le cose finiscono bene. Questo è un esempio, se ne possono fare molti altri. Adesso passo la parola.